tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti per il make-up. Ebbene sì, mi mancava qualcosa qui nella mia make-up collection e quindi ho voluto fare degli ordini. Cercavo tantissimo delle cose e quindi ordinandole le ho trovate. Il primo che vi faccio vedere era inserito in questa scatolina ed è la palettina di Natasha Denona, questa qui che si chiama Love Palette. Ed è questa, io l'ho vista da Sephora che era scontata, perché ho il viso mozzato, eccomi qua, ciao Stefi, l'avevo visto dal sito di Sephora ed era scontata e quindi l'avevo messa nel carrello, ma quando ho fatto diciamo l'ordine, quando stavo per fare l'ordine, mi dava che questa palettina la potevo andare a prendere direttamente a Milano, perché era soltanto lì che era scontata e quindi ovviamente dalla Sicilia ad andare a Milano c'era un bel po' di strada da fare e quindi ho deciso di prenderla da Look Fantastic, che c'era anche un piccolo sconto. Infatti questa palettina io vi parlo che era per l'anno scorso che la cercavo, ma avendo questa, diciamo, questo difetto del prezzo non l'ho voluta prendere. Però c'è stata questa possibilità su Look Fantastic, non lo so se era un problema, non lo so sinceramente, perché io una volta a settimana, due volte a settimana vado guardando gli sconti che ci sono nei vari siti e quindi ho visto che era scontata. Nel senso, ho visto, ho messo la palettina nel carrello e gli ho messo un codice sconto ed è risultata scontata e quindi l'ho voluta prendere. Per arrivare poi alle spese di spedizione ho preso anche un'altra cosa. Comunque, la palettina in questione è questa ed è la Love Palette. Sapete tutti che mi piacciono tantissimo le palettine di Natasha Denona. Qui abbiamo uno specchio che non è arrivata con la pellicola. E questi sono gli ombretti, devo dire che mi piacciono tantissimo, già l'avevo vista nei vari video e quindi mi ha colpito tanto. Io ovviamente sono amante di Trust, che è questo, un malva scuro tipo violaceo. Vi faccio qualche swatch, veramente una bellissima palettina. Sono dei colori fantastici, vedete, questi sono i colori ed è molto molto bella. Ovviamente con questa faremo anche un make up. Aspettate che prendo, faremo anche un make up. Io lo so che nei vari video vi dico che faccio make up, poi li faccio da sola perché o non sono messa a fuoco o altro, quindi vado avanti. L'altro prodottino che ho preso è questo, io ne ho altri due, se non mi sbaglio, sì, dove siete? Ne ho altri due che sono questi e poi ho voluto prendere anche questo che sembra un marroncino, invece è marroncino, sembra un marroncino scuro ma ha del borgogna all'interno. Voi dite no, non è vero, invece sì, ha, non è un marrone, come dire, testa di moro, facciamo così, è un marrone che ha all'interno un po' di rosa, un po' di malva e io l'ho preso perché volevo accoppiarlo a questo che avevo preso in precedenza per fare un degradé alle labbra ed è questo, vedete? Quello chiaro che ho preso l'altra volta è lo 07, invece questo dovrebbe essere lo 06, sì, questo, quello più scuro, è lo 06. Io mi sono trovata bene, le ho utilizzato, ho anche bevuto il caffè da mia mamma e non si è tolto per niente, quindi io direi che ottimo. Il rossetto invece che indosso sulle labbra è il rossetto questo qui di Kiko, se per caso vi interessa qualcosa. Poi ho fatto un ordine da Cult Beauty ed è il mio primo ordine per quanto riguarda questo sito e sinceramente mi è piaciuto come è stato impacchettato il pacco. Vedete, qui c'è il prodotto che ho preso e poi c'era tutta questa carta e in più avevo preso altri due prodotti. Cosa ho mai preso in questa confezione? C'è scritto qualcosa? No. Cosa ho mai preso? Cosa ho mai preso? Ma non saprei, non saprei, non saprei, non saprei, ovvio.
Ho preso la palettina sempre di Natasha Denona. Io ho detto un altro nome all'inizio. No, vero? Ho detto, boh, non lo so. Comunque, ho preso ovviamente la palettina di Natasha Denona. Non l'ho presa subito perché ho voluto vedere vari video. Quindi, vedendo vari video, mi sono decisa e l'ho voluta prendere. L'ho presa da Cult Beauty perché tramite Le Martinos, che vi consiglio di iscrivervi sia al canale e per quanto riguarda anche Instagram, vi dicono se ci sono nei vari siti degli sconti. E una volta c'era lo sconto su Cult Beauty, su determinate marche, e io avevo messo Natasha Denona, e quindi questa palettina mi è arrivata scontata. Non mi ricordo di quanto, era di poco, ma l'ho presa scontata. Ovviamente stiamo parlando della pastel. Mi piace tantissimo, il pack è bellissimo, questo degradé è una cosa fantastica e i colori sono wow. Come vi ho detto poco fa per quanto riguarda Look Fantastic, Cult Beauty me l'ha mandata direttamente con il sigillo qui nello specchio, cosa che gli altri non hanno. Non lo so se è soltanto di questa palettina o lo fanno con tutti. Comunque i colori in questione sono questi e veramente sono dei pastello pazzeschi. Ero indecisa tra prendere questa e quella che poi è uscita di Huda Beauty. Siccome le ultime di Huda Beauty, diciamo, hanno fatto un pochettino cilecca, ho deciso di prendere questa perché mi sconfifferava di più. Vi faccio vedere dei colori. Facciamo quelli più particolari. Cioè, mamma mia, mamma mia. Guardate, sono dei colori stupendi, veramente stupendi. Mi piace tantissimo. Non vedo l'ora di utilizzare questo verde. Bello, bello, bello veramente. E essendo molto curiosa, essendo anche che con le altre che posseggo mi trovo veramente bene, la mia preferita è la Glam. Perché quei toni del nude sono una cosa strepitosa. Mentre ero nel sito, sono andata a vedere se c'erano gli ombretti liquidi, perché all'inizio non li voglio prendere le cose, poi man mano che vedo i video, eccetera, eccetera, mi metto coraggio e ho detto, vabbè, prendiamole, mi sono piaciuti. Visto che passavano anch'essi con lo sconto, sempre una cosa irrisoria, ho voluto prendere i due che c'erano su Cult Beauty, tra cui Scarab e Infra Nude, che sono quelli più famosi, devo dire. Il pack è così, è carino, però il prodotto, cioè, è pochissimo. Va bene che più piccoli sono, più facilità avete nell'utilizzarli, però un po' di prodotto, stupendo, stupendo, stupendo. Guardate che colore è qui, e poi fa un altro colore. E poi, mamma mia, è bellissimo. È sul verde, marroncino e rosa. Bellissimo. Poi con le luci. Quindi quando vi mettete questi ombretti, andate sotto la luce e muovetevi. L'altro che ho preso è Scarab, quello più famoso, quello utilizzato più di tutti. Ed è questo qui. Ed è il verde per eccellenza. Oh mio Dio, questo è il colore, cioè guardate le cambianze che ha questo ombretto, bellissimo. Alcuni video che ho visto dicono di utilizzarli, come si dice? In italiano come si dice? Di utilizzarne poco, perché vi potrebbe anche fare tipo carta impecorita, specialmente se avete un'età un pochettino più avanzata. Poi, un altro video che vi faccio vedere è per quanto riguarda Pink Panda, se riesco a prenderlo senza far cadere gli altri ordini che ho fatto. Ho fatto un piccolo ordine per quanto riguarda Pink Panda perché volevo prendere alcune cose. Volevo prendere alcune cose, ero molto curiosa e quindi ho fatto un bel ordine. Allora, la prima cosa che ho preso è questo primer di Catrice ed è il Dehydrator Plump e Fresh Primer ed è all'aloe vera. Qui dice che è un primer che rinfresca e prolunga la tenuta del trucco. Gel per una pelle idratante, tonica e ben curata.
Quindi l'ho voluto prendere proprio per questo ed è vegano, ha 12 mesi di scadenza ed ha 30 ml di prodotto. Di tutte le cose che vi sto facendo vedere, io vi metterò giù nell'info box tutte le cose che sto nominando con tutti i vari prezzi e dove l'ho acquistate, così non vi potete preoccupare. Quindi ho preso il primer di Catrice e poi ho preso anche un fondotinta, un skin toner per quanto riguarda sempre Catrice. E ho preso questo qui che si chiama 24 ore Hyper Hydro ed è una skin tint. Sapete tutti che stanno uscendo tutte queste skin tint, quindi li vogliamo utilizzare, che sarebbe tipo una specie di BB cream più vellutata, più idratata. Ci siamo capiti. Qui dice che è una crema idratante colorata, mi ricordo che si chiamava BB Cream, una crema idratante colorata per viso con acido ialuronico e squalano. Lascia la pelle perfettamente liscia, regalandole un colorito luminoso, naturale e sano. Coprenza da lieve ad alta con effetto piuma. È una sensazione piacevole per la pelle, vabbè. Io l'ho preso nella colorazione 002 perché non sapevo le colorazioni, sinceramente. Non so se è sigillato. Oh mio Dio, è caduta qualche cosa. Non lo so, non lo so, non lo so. Oh, forse si deve miscelare perché guardate. Sembra una cacchetta di uccello. Oddio. Forse bisogna miscelarlo. Sì. Brava Stefania, meno male che io giro con la magliettina bella pulita particolare di sotto del pigiama. Perché sennò sarei tutta sporca. E non si fanno queste cose, non si fanno. Quindi, questa la proverò sicuramente perché già il fatto che sia così liquida mi piace. Questo è il prodotto, vedete che sta gocciolando, sì. E vabbè, si deve soltanto miscelare un po' di più perché ancora è un po' separato. Sì, è un po' separato, io lo vedo un po' giallo. Vabbè, la mia faccia è un po' più scura. Comunque, questo lo proverò, poi vi farò sapere come mi trovo. Poi, sempre per quanto riguarda skin tint, eccetera, eccetera, ho preso anche quelle di Essence e ho preso queste qui, che sono Hydra Hero 24 ore Tint Dream ed è 88% naturale, con ingredienti naturali, 30 ml di prodotto e qui dice che è una crema idratante colorata. Per un comfort piacevole e a lunga durata. La consistenza leggera con acido ialuronico dona un aspetto naturale e fresco, coprenza modulabile da leggera a media, formula senza profumi, alcol, siliconi, olio, SPF 15. Ho preso queste due colorazioni perché ero molto indecisa, perché mi vedevo di più con questo, però ero indecisa con questo. Comunque ho preso lo 05 Natural Ivory e il 10 Soft Nude. Sì, anche questi devono essere agitati. Qui potete fare anche ginnastica. Potete fare benissimo ginnastica. Anche questo ha il tubetto, però esce anche in modo diverso. Sì, esce in modo diverso. Vi faccio vedere le due tonalità così, diciamo, li vedete anche tramite il video. Poi ve ne metterò da qualche parte su Instagram e vi farò vedere come sono. Allora, questo è lo 05. Non so se si vede. Aspetta, lo metto così. Allora, questo è il 10 e questo è lo 05. Vediamo sfumati come vengono. Sì, si vede la differenza che uno è più chiaro e uno è più scuro. Volete vedere che è un mix tra tutte e due? Sono io. Non lo so perché, ma ultimamente mi capita di essere un mix di due prodotti, due fondotinta per quanto riguarda Clio, due fondotinta per quanto riguarda Nabla, cioè tutte e due, cioè basta. Ho
Sempre per quanto riguarda il viso, ho preso il famosissimo correttore di NYX Professional Makeup, ed è il Bare With Me Concealer. Io ho preso la tonalità Light, la 02, la Light. Non lo apro perché devo controllare i correttori che posseggo e alcuni sinceramente mi danno un pochettino fastidio, tipo oggi ho utilizzato il correttore questo qui di Essence che lo sto finendo e l'ho utilizzato come primer sugli occhi. Un pochettino mi bruciava, quindi mi sono messa un po' paura. Voglio vedere prima di togliere alcuni correttori e poi aprire anche questo. Perché sinceramente ne ho sentito parlare benissimo da tutti, a tutti è piaciuto, quindi vuoi vedere che non piace a me? E quindi l'ho voluto prendere. Poi ho preso di Catrice una maschera per quanto riguarda le labbra. Io specialmente in estate soffro di herpes. E quindi devo sempre mettere burro cacao e certe volte mi piace anche mettere la maschera sulle labbra perché ho quella anche della Laneige, se non mi sbaglio. Comunque mi trovo bene con queste maschere. Sono maschere labbra rigenerante con alternativa vegana al collagene arricchito con ceramidi e citrus yunus. Non so che cosa sia. Comunque è questa qua. Le ultime due cose che vi faccio vedere e poi vi saluto con tanti baci. È caduta la scatola. Ho preso due rossetti. Volevo provarli, vi dico la pura e sincera verità. E quindi ho messo. C'era, se non mi sbaglio, le spese di spedizione gratis. Per questo ho fatto l'ordine da Pink Panda. E ho preso il rossetto Hydra Matte di Essence, decantato tantissimo. Non mi ricordo se questa colorazione è da Elisabetta R. Questa è la colorazione 402. Ed è questo bellissimo nocciola. Sono in fissa con questo colore. Scusatemi se ad alcuni non piace, ma sono in fissa. Ed è questo colore qui, nocciola, che mettendo una matita più scura, anche tipo Bordeaux, Borgogna, anzi non Bordeaux, Borgogna, gli dà un effetto bello e particolare. Quindi ho voluto prendere questo. E poi ho preso un rossetto di NYX. Questo lo volevo prendere da un bel po', ma non lo trovavo mai. Cioè, nel senso, lo prendevo, non lo prendevo, lo prendevo, non lo prendevo. Questa volta era scontato e l'ho voluto prendere. Ed è lo 05, se non mi sbaglio. No. È Desert Rose, si chiama Desert Rose ed è questo bellissimo colore, molto molto bello. Io vado da un colore all'altro, io sono fatta in modo ed è questo, è più rosa, adatto tantissimo all'estate e mi piaceva tantissimo e questo è il colore. Io devo dire che a primo impatto mi piacciono alcuni prodotti, altri ovviamente li devo provare. Sono curiosa di vedere questa skin tint, se è effetto acqua, non lo so. Io la devo provare sul viso perché poi devo vedere se. Vabbè, poi mi struccherò e la proverò sul viso perché devo vedere se una cosa mi porta prurito oppure no. Perché certe volte ho la pelle un bel po' delicata, non so se si vede qui. Ho toccato un ragno. Adesso diventerò Spaden Girl. Vedete, ho dei brufoletti qui nella mano. Ho spostato un ragno da una persona e non vi so dire il motivo, ma mi sono spuntate queste bollicine. Che io di norma queste bollicine in estate ce l'ho vicino alle dita. Però non mi portano prurito, non mi porta niente. Invece questo mi ha portato prurito. Infatti l'ho disinfettato, gli ho messo la crema, lo sto disinfettando tutte le volte che mi lavo le mani. Non lo so. Quindi o avrò la pelle delicata al massimo e quindi devo stare molto attenta. Non lo so. Comunque, ditemi cosa ne pensate dei miei acquisti, se vi sono piaciuti, non vi sono piaciuti, se avete altre cose da consigliarmi, tipo rossetti o altro. E niente, che dirvi? Io per quanto riguarda questo video è tutto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!